Come ti chiami? Manuela. Manuela e? Irene. Allora abbiamo qui due rappresentanti del liceo che ci spiegano velocissimamente questa mostra. Qual è l'immagine che ti è piaciuta di più o che ti ha interessato, che ti ha colpita? L'immagine che mi ha colpito di più è questa, la guerra sui ghiacciai, che rappresenta gli alpini con la loro bandiera vittoriosa quando raggiunsero la cima del Monte Zigolo. Allora, dimmi, per te invece, qual è l'immagine che ti ha colpito di più? Per me è questa l'immagine più interessante, perché è rappresentato molto bene, secondo me, nei dettagli, l'attacco aereo, tipico di quegli anni, insomma, ad un aereo austro-ungarico. Bene, allora vi dico a tutte e due, voi sapete che questa mostra in qualche modo vuole rievocare anche il bombardamento aereo su Castelfranco a Veneto. Come è stata bombardata? Ha avuto molti danni agli edifici e anche morti, suppongo. Sì, sono stati bombardati 20 edifici civili e con un totale di 80 morti e naturalmente un sacco di feriti, anche se la maggior parte delle bombe è caduta sul territorio di campagna fuori dalla città murata. E delle immagini. La prima copertina che ci è stata proposta è questa, che era con Marta. Marta, sei del liceo Giorgione? Sì, sono del liceo Giorgione e sono in quarta liceo scientifico. Raccontano quanti sono questi pannelli? Allora, sono 16 pannelli e parlano innanzitutto delle copertine di Achille Beltrame, dell'inizio della guerra, del ruolo in cui del posto in cui si svolge la guerra e del ruolo degli alpini. L'immagine che mi ha colpito di più è questa, che raffigura D'Annunzio nell'atto di pronunciare un discorso in teatro, e mi ha colpito perché il disegnatore ha saputo trasmettere l'entusiasmo del momento.